Pronto ad un clima di rinnovata concordia istituzionale per rilanciare il porto di Taranto è il messaggio lanciato dal sindaco Rinaldo Melucci a tutte le forze del Consiglio Comunale in occasione della seduta monotematica sulle problematiche del porto, una riunione proposta e fortemente voluta dal consigliere Walter Musillo di Svolta Liberale, operatore portuale nella vita professionale, che chiede tutele per le imprese tarantine del settore. C'è una grande crisi, c'è un problema serio, molto importante rispetto al personale, rispetto ai dipendenti. Il sindaco, anche lui impegnato nel ramo portuale prima dell'esperienza politica, intravede tra le soluzioni la riperimetrazione dell'area SIN per liberare risorse per la ZES e lo scalo ionico e la riduzione degli spazi assegnati in banchina all'ex Ilva. Tra le cose nel breve periodo, io mi sono permesso di ricordare che va rifinanziato subito lo strumento dell'agenzia interinale. Dobbiamo per esempio intervenire sulla deperimetrazione del SIN per favorire gli investimenti. Ci siamo già espressi a favore del subentro nell'accordo di programma ex Ferretti di altri privati della cantieristica locale. All'incontro hanno partecipato tra gli altri il presidente dell'Authority Portuale Sergio Prete, i sindacati confederali di categoria, le organizzazioni datoriali e l'amministratore general manager di Ilport Alessandro Becce. L'azienda madre che controlla la concessionaria del terminale ionico SCCT attende i dragaggi per potenziare la propria attività a Taranto. Il dragaggio è diventato un elemento essenziale visto l'evoluzione del mercato verso navi sempre più grandi, però siamo anche vicino all'obiettivo, nel senso che l'autorità portuale sta concludendo il processo e quindi noi ci aspettiamo che nel giro di quest'anno e dell'anno prossimo le cose possano cambiare. L'Assise ha votato all'unanimità con 19 voti una risoluzione unitaria sul porto con alcuni emendamenti.